Continua il tour estivo, siamo alla pagina degli spettacoli di Giorgio Panariello. Domani il comico toscano sarà alla Versiliana di Marina di Pietrasanta con il suo Panariello e basta. E tra una battuta e l'altra invita tutti a partecipare ad Arcobaleno d'estate, oltre 200 eventi che dal 23 al 25 agosto uniranno in una sola grande manifestazione le località turistiche della Toscana. Gianni Mammoliti. Canta, balla, racconta storielle, prende in giro i politici. Giorgio Panariello ha tutto campo in uno show in cui fa tutto da solo e che non a caso si intitola Panariello e basta. Terza tappa di un mini tour estivo che ha voluto dedicare la sua Toscana dopo il Bolgheri Melody toccherà domani la Versiliana di Marina di Pietrasanta e anche qui è previsto il pienone. Berlusconi alla fine picchia, picchia, mena di mena, non ce l'ha fatta a condannarlo. Allora questo amore deve fare, dice, un anno minimo di lavoro socialmente utile. Berlusconi con la vecchietta la porta in giro. Immaginatevelo, con la vecchietta io ce l'avrei un lavoro socialmente utile. Oh Berlusconi, ma leati per dire no! In due ore di spettacolo il comico passa in rassegna vizi e virtù degli italiani con la consueta parata di personaggi buffi, dal Vaia alla parodia di Renato Zero, ma c'è anche uno sforzo di rinnovamento. Si invecchia, quindi si cerca, insomma, sì, il Simone non si può più fare, no? Si deve cercare di fare personaggi più grandi e soprattutto, insomma, di sperimentarci sempre di far sì di rimanere giovani nelle cose che fai più che nell'età, insomma, quindi di rinnovarsi sempre. Il rinnovamento è importante perché le generazioni nuove conoscono poco Panariello, quindi bisogna piano piano farglielo conoscere. Tra Panariello e la Toscana un legame profondo che si manifesta anche nell'adesione ideale ad Arcobaleno d'estate, la serie di iniziative, spettacoli, feste, tuffi collettivi in mare che uniranno tutte le località turistiche dal 23 al 25 agosto. Credo che la Toscana in generale, in questo caso la Versilia, perché insomma lo sai che io sono affezionato alla mia Versilia, hanno bisogno di un'operazione congiunta. Abbiamo visto salire alle stelle la Toscana e in alcune occasioni anche vederla scendere. Quindi una mente unica che riesca a coordinare e a mettere insieme, che non è una cosa facilissima, la cosa più difficile del mondo, tutti i sindaci, quello di sinistra, quello di destra, quello di leghista, quello franchista, insomma metterli insieme in un'unica progetto, in un unico progetto è una cosa che mi piacerebbe fare anche a me un giorno, quindi mi piace molto questa idea.